per ricordare tutti i morti sul lavoro e di lavoro. Oggi siamo qui con questo corteo per ricordare i nostri compagni di lavoro morti a causa dello sfruttamento capitalista. Pur di far profitti sulla pelle dei lavoratori, i padroni non hanno esitato a risparmiare sulle misure di sicurezza, mandando a morte consapevolmente decine e decine di lavoratori. Oggi siamo qui per ricordarli e per dire basta impunità. Vogliamo giustizia per i familiari dei lavoratori morti. Vogliamo la sicurezza sui posti di lavoro. Basta impunità per gli assassini. L'Italia nelle sue strutture industriali non solo è ancora piena di amianto, eppure si fa poco o niente per smantellarlo. Il governo ha fatto, diciamo, possiamo dire, anche buone leggi, buoni piani, eccetera, ma poi questi piani non vengono finanziati e quindi le migliaia di tonnellate di amianto che ci sono ancora sparse per tutta l'Italia sono lì e continuano ad avvelenare non solo più gli operai che ci lavoravano, ma la popolazione. Finalmente si sono risvegliate le coscienze di tanti cittadini e di tanti lavoratori. Le lotte e anche i processi sono serviti a questo, a far conoscere che il problema dell'amianto ha ucciso prima i lavoratori, ma l'amianto, come le sostanze cancerogene uscito dalle fabbriche, ha inquinato le falde acquifere, ha inquinato il territorio e oggi sta uccidendo molti cittadini. Si prevede che il picco dei morti sarà entro il 2030 e noi non possiamo continuare con questo ritmo. Noi vogliamo che questa bomba orologeria, che è l'amianto, che è una vera emergenza ambientale, sanitaria, addirittura sociale, vogliamo che venga disinnescata e che l'amianto venga messo in sicurezza e che venga bonificato. Noi chiediamo la bonifica e chiediamo che gli assassini responsabili di tante morti vengano puniti. Lei insieme a Michele Michelino avete scritto un libro, Amianto, morti di progresso. Abbiamo scelto non a caso questa parola, morti di progresso, perché l'uso dell'amianto, come quello di tante altre sostanze, è stato massiccio in Italia in nome del progresso, in nome del risparmio per i padroni, alla faccia della vita e della salute di migliaia di persone, di una generazione intera. In Italia l'istituto della prescrizione, per come è concepito e attuato, rischia di far decadere i processi aperti anche sul tema dell'amianto, penso per esempio a Eternit. L'Italia è il paese delle stragi impunite, una delle ragioni è proprio quella della prescrizione, perché chi ha i soldi può, con tutti i mezzi processuali, eccetera, può tirare in lungo per decine e decine di anni finché poi arriva la prescrizione e così la giustizia non arriva mai. In Italia c'è la legge ma non la giustizia. È recente un no da parte di un parente delle vittime alla prima proposta di indennizzo da parte del magnate svizzero. Con i soldi si pensano di comprare l'impunità. Ormai nei bilanci le fabbriche, le multinazionali mettono una parte di milioni di euro da parte proprio per risarcire le vittime in caso di processo. In questo modo pensano di comprarsi le famiglie dei lavoratori morti, di comprarsi le parti civili nei processi, ma la cosa grave è che succede che molte di queste parti civili si fanno comprare. E noi capiamo i familiari dei lavoratori morti, chi ha a pagare il mutuo, chi ha perso il marito, chi la moglie, chi ha i figli da mantenere a scuola, ma la cosa grave è che la facciano le istituzioni, che i comuni, che l'ASL, che l'INAIL entrino nei processi come parte civile e poi prendano i soldi e scappino, lasciando che la giustizia non faccia il suo corso, noi riteniamo una cosa grave. Infatti vediamo che nei processi chi va fino in fondo e non accetta transazioni economiche è il nostro Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, Medicina Democratica e l'Associazione Italiana Esposti Amianto. Tutti gli altri mercanteggiano la salute e la vita umana. Noi non l'abbiamo fatto in fabbrica e non lo facciamo oggi nel territorio. E cosa servirebbe per dare una scossa, un cambiamento reale alla società, visto che i governi e i parlamenti in Italia sono ormai nominati dall'alto e che sono poco o per niente sensibili a questi temi? Servirebbe una mobilitazione di massa e una grande unione fra il movimento operaio che lotta per la salute in fabbrica e i cittadini che lottano per la salute nel territorio. Oggi essere anticapitalisti vuol dire lottare proprio per la difesa della salute, mettere la salute dei lavoratori e dei cittadini prima dei conti aziendali e del bilancio dello Stato.